Facciamo il toro, poi ti dico qual è il mio. Andiamo agli amici del toro. È una luna un po' difficile quella nel segno del leone. Ecco che voi che avete attraversato un periodo particolarmente bello, divertente, allegro e spensierato, beh, forse accuserete un po' più degli altri segni il dover tornare alla normale attività, alle normali abitudini, ma è inevitabile, amici del toro, quindi bisognerà farne di necessità virtù. Comunque, Venere, Mercurio, Giove, Sole nel segno della Vergine vi danno energia, brillantezza, fortuna. La fortuna è tutta dalla vostra parte, quindi nonostante un umore non proprio ottimale in questa giornata, riuscirete ad affrontare tutti gli impegni con slancio e soprattutto con la capacità di ottenere il massimo dei risultati. E poi l'amore, un amore bello grazie a questa Venere, che non sarà così bella ancora a lungo. Anzi, diciamo che questo è l'ultimo giorno di Venere nel transito, in transito nel segno della Vergine, quindi se c'è qualcosa da stringere a livello sentimentale dovete affrettarvi, perché da domani sarà tutto più complicato, perché Venere passerà nel segno della Bilancia. E quali saranno le differenze sostanziali? Che non è più in trigono, non è più nel settore che rappresenta proprio l'amore, rappresenta l'eros, ma andrà in quel settore del cielo che per il toro rappresenta la quotidianità. Quindi anche l'amore risentirà un pochettino della routine e della ripetitività di certi gesti, di certe parole. Si avvertirà un po' di stanchezza anche a livello di rapporto di coppia. Comunque la mia sveglia fa prima piano piano, con un suono di arpa. Sì. Proprio. Poi è un'applicazione personalizzata, mi chiama Pasquale. Pasquale, è così, e poi inizia a fare qualcosa di molto più rumoroso, inizia a vibrare, la vibrazione di certi telefonini è veramente una cosa, appoggiato sul comodino, e poi i fuochi d'artificio. Ah, perfetto. Sì. Poi esce direttamente il martello. Il martello esce una manina come nei cartoni animati. Il problema è che mi sono imparato a spegnerla nel sonno. Ah. E non mi ricordo di averla spenta. Beh, questo può essere un problema. Questo è un problema, sì. Andiamo.